3, 2, 1, good morning! Vai! Vai! È il 10 marzo e sono le 15:54. Ragazzi, in questi giorni il coronavirus ci sta completamente devastando tutti, perché adesso stanno dicendo che forse non si potrà nemmeno più uscire di casa. E ancora non è ufficiale, però penso, e quindi ancora per ora possiamo uscire, però diventerà un bel casino. Comunque, oltre a noi qua in casa c'è anche Mura, che è fuori in a registrare le TikTok. Raga, comunque c'è una cosa troppo strana, tipo qualche giorno che passa davanti a casa mia sto ragazzo che boh, non so nemmeno quanti anni abbia, se sia grande, piccolo, boh. Comunque uno con un kiwi giallo, tipo che sembra quello del bambino di It, boh. E dove state andando? Cosa stai facendo? No, cioè noi stiamo per andare ci via. Ci stiamo mandando a mangiare qualcosa. Rubarti qualcosa al frigo, perché ho fame. E poi se fare di uno qualche wiggy. Vabbè, questi mi voglio rubare il cibo, mi sforzano pure. Vabbè raga, tanto passa tutti i giorni, quindi da tipo 3-4 giorni. Se dopo ripassa ve lo faccio vedere. Ma il punto è che non riesco a capire. C'è il cane. Ha paura del cane. C'è il cane, ha paura di uscire. Si butta ed è alto quanto me. Sì, ma bro, buono interrompermi. Stavo dicendo che io non... Oh, basta! O dentro o fuori? Fuori e dentro. Fuori e dentro. Comunque sta... quello che penso. Basta! Stavo dicendo che io non riesco a capire cosa sia, o se uno psicopatico, un fan o uno che ha freddo e si mette un kiwi. E mo è entrato pure lui, dai, saluta! Ciao, ciao a tutti. E niente, comunque non riesco a capire chi cosa sia, perché boh, lo vedo, cioè tipo ogni tanto mi registra. Ora non c'è, però non lo vedo. Tipo ogni tanto lo vedo lì che registra, per quindi potrebbe essere anche un fan. Quindi quando, dopo, se tipo lo becco, perché tanto passa tutti i giorni, poi chiedo se ha bisogno di qualcosa, se vuole una foto, vuole un qualcosa. Adesso sono mai venuti i fan sotto casa. E cosa ne pensi? Sono carini le tue fan. Vi ama. Ecco, quindi anch'io dovrò soddisfare questo mio fan, se sarà un mio fan. Certo. Raga, c'è di nuovo. Ora ci credete? Ma sta registrando? Ah, bro! Ora ci sta riprendendo? Sto a posto! Registro pure io. Oh, è pazzito! Oh, tutto bene? Oh, tutto bene? C'è l'atto di andare? Sì. Dove sta andando? C'è l'atto di andare, raga? Sì. Lo seguiamo? No. Io direi è uno psicopatico, bro, cioè chiamala pure. Ma magari è un fan. Chiama le guardie. Ma è un fan magari. Io direi di... Ma vuoi fare una foto? Si sta indicando. Ci devi andare, raga. Dove? Beh raga, seguiamolo, vediamo di ciao. Tanto non penso, è da solo. È da solo, siamo in qua. Ma se non c'è un sassolino. No, bro. Da che stagno? Ma ancora che riprende, raga. Oh, io pazzo. Ma bro, ma sei stupido, andiamo. Raga, abbiamo deciso di seguirlo, spero sia un fan e basta, guardo lì. Ma, oh. Raga, sta là, ma a questo punto lo rincorriamo. Se lo rincorro, bro. Lo rincorriamo? Vai, raga. Vai, corri. Andiamo. Oh, oh, oh. Fermo. Raga, di là c'è il manicomio, eh. Di lì c'è il manicomio. Non c'è più. Entriamo? Entriamo, dai. Dani, che ne pensi? Sei di sicuro? No. Andiamo o no? No. Dai, entriamo. Raga, io andrei. Io solo andrei. Solo vedere dove è andato. No, ma... Raga, adesso siamo tornati a casa perché c'era Dani e anche Samu che avevano paura. E quindi, boh, adesso decidiamo se andarci oppure no, perché, boh, cioè non si sa mai. Questo qua potrebbe essere uno psicopatico come potrebbe essere un fan, quindi... No, raga, dai, ma non andiamo. Se è un fan, sì, ma... ci andiamo. Ma chi sei? Ci andiamo, vabbè, ci andiamo. Però io sono curioso, sinceramente, cioè... Adesso vediamo se andare oppure no, lo scoprirete tra un po'. Benissimo, alla fine abbiamo deciso di andare e boh, speriamo davvero non succeda nulla. Siete carichi? Che idea del cazzo, fratello. Regà, perché qua, guardate, qui c'è proprio il manicomio lì. Ok, regà, in teoria è andato da questa parte e mo entreremo pure noi. Carichi? No. Speriamo bene, dai. Che sta andando? Avete visto anche voi? È impazzito. È entrato là dentro, guarda. Era ancora qui fuori.
questo è il psicopatico forte. Ura, vieni, non fare. Raga, io non entro. Sincero, non voglio andarci. Dai, fra, andiamo. Guarda. Ma che è troppo inquietante. Dai, io, venite. Dove sta andando, raga? Dove? Oh, ma che cazzo? No, raga, dai, Fran. No, ma questo... è andato di sotto. È andato di sotto, è sceso. Non ho visto niente, però io sto cagando di sotto. Serio? Andiamo? Dai, andiamo. Dai, Dani, vieni. Dove è andato di sotto? Di sotto le scale, dai. È sceso giù da qualche parte là. Dov'è? Cosa? Dov'è? Bro, fa stra freddo. Ma non si vede... Raga, fa stra freddo. Dobbiamo scendere. Non si vede nulla. No, raga, io non scendo. Fra, metti la torcia. Non scendiamo? Io non scendo, cioè... Dai, scendiamo. Metti la torcia, bro. Bro, tu sei... Dai, io non scendo. Dai, io. No, cioè... No, raga, io voglio perché vedere. Penso che lui c'è un arma, no, proprio. No, infatti. Dai, scendiamo. Vado io per primo. Io no, raga. Io c'ho paura di... Io rimango qua solo. Dai. Se no, sono sempre. Ale, andiamo io e te. Però io me ne vado, eh. Mi dispiace, cioè, da amico te lo dico. Te non puoi scendere. È stupido, bro, è stupido. Cioè, è pericoloso. Fra, moriamo. Ma raga, è in un sotterraneo, eh. Ma se gli va... Ma bro, è appena entrato uno psicopatico là dentro. Ma che sei? Ma magari è un fan. È sempre psicopatico. Cioè, che ci abita là dentro? Chi ci entra? Già chi ci va? Oh, io vedere. Già da qua. Noi proviamo solo a vedere cosa succede qua. Però tu sei dietro. Ok. Solo qua cosa succede. Ma raga, non si vede nulla. No, ma non si vede manco in fondo. Quanto... Che cazzo di galleria è, Fra? Ma questo è quel tipo. Ma che... Cosa cazzo? Ma quella era la nostra foto, Fra. Ma regà. No, regà, ma chi è? Ma sono tutte le mie foto. Però ma è troppo... L'altro. Questo sei te con Serena, Fra. Ma quando è che me l'ha fatti? Ma guardato. Ma bro! È malatissimo! Bro, ci sono tutte le mie foto! Cosa? Raga, ma aspetta, bro, voglio solo vedere un attimo. Aspetta, fermo. Ma qui è come, Fra? Fra, ma anche qua, in camera mia! È entrato in giardino! Ma è malatissimo! Ma che cazzo? Ma bro, ma è fuori come non so cosa! Ma poi dov'è sto qua adesso? Porcatore! Vai via, Fra! Ma questo era un psicopatico. Era lì psicopatico, era lì fermo. Era lì fermo, non posso. Dov'è Mura? Ah, ok, andiamo. Cioè, non so se avete visto dal video, ma faceva una paura assurda. Cioè, io seriamente non ho capito se questo fosse uno psicopatico o qualcos'altro. Ma, boh, per sicurezza noi ce ne andiamo. Non me ne frega più niente, non voglio più vederlo. Quindi, boh, niente, raga, voi... Non lo so, voi cosa fareste al posto mio? Non so neanche se chiamare perché... Cioè, questo qua ha tutte le mie foto. Quindi... Boh, vuol dire che è entrato anche nella mia proprietà, cioè, privata. Ma c'erano le foto del giardino. Cioè, esatto. Le foto le puoi fare solo dal giardino di casa sua. Tu le hai fatte vedere bene che hai ripreso. Sì, te. Sì. C'erano delle foto dove c'ero io che facevo i TikTok. Cioè, regà, ma come in casa? Vuol dire che qualcuno è entrato nel mio giardino a riprendermi? Oppure mentre ero in giro? Ma come? Con la sua ragazza. Vi giuro che io non mi ero accorto di nulla. Cioè, l'unica cosa, avevo visto sto ragazzo qua fuori da casa mia che passava ogni tanto e basta, ma non che uno che mi riprendeva così. Ma questo è psicopatico forte. Era lì fermo davanti a guardarmi, allora ci si è scappati, non me ne frega niente di quello che voleva dirci o di quello che voleva fare. Boh, cioè, sincero, basta.
Regà, c'è stato un piccolo balzo temporale, adesso siamo al giorno dopo. Perché ho voluto aspettare un po' di tempo? Perché ieri realmente io mi sono spaventato, cioè, dopo che ti trovi una persona del genere che possiede delle tue foto fatte anche nella tua proprietà, cioè, io cos'è che posso andare a pensare? Avrei potuto denunciarlo, posso fare qualsiasi cosa, però non voglio dar denuncia perché sinceramente non mi sembra una persona pericolosa, o meglio, per adesso non ho ancora fatto nulla. Però se dovessi ritrovarmelo da qualche parte in casa mia o ancora nel mio giardino, a quel punto sporgerò denuncia. Quindi per ora tutto a posto perché non è successo nulla di male, semplicemente mi sono solo spaventato. Se dovesse peggiorare la situazione ve lo farò sapere nelle storie di Instagram, r.gennaro, se volete rimanere aggiornati. Con questo video è finito, spero che vi sia piaciuto, se è stato così lasciate qua sotto un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e seguitemi su Instagram, mi raccomando che vi terrò aggiornati ancora su questa questione. Detto questo, il video è finito, bella!